Signore e signori, un ben ritornato a tutti in questo nuovo episodio di Factorio, episodio nel quale abbiamo delle brutte notizie da darvi, ovvero probabilmente, cosa che io non pensavo succedesse, dobbiamo nuovamente scendere in guerra prima della fine del server. Ebbene sì, purtroppo abbiamo notato uno spread abbastanza esponenziale dell'inquinamento nella zona questa qua di produzione di massa dei vari oggetti, perché purtroppo abbiamo una zona molto vasta, per la precisione abbiamo tutta questa zona desertica e tutta questa zona, diciamo, marittima, che sono senza alberi e quindi di conseguenza l'inquinamento spreada, che è una meraviglia. Nella zona nord invece siamo leggermente più fortunati perché essendoci gli alberi che ci parano, diciamo, come se così si può definire, un po' il culo, non c'è tutto questo spread di inquinamento così esponenziale che ci crea problemi. Purtroppo nella parte quella di sinistra addirittura ho una zona non esplorata, quindi potrebbe, non so se c'è mare o se ci sono degli altri nidi di stronzi. E quindi purtroppo è una zona che andrebbe esplorata il più rapidamente possibile per evitare che vengano ad attaccarci degli stronzi. Quindi, purtroppo, non era mia intenzione farlo, ma dovrò farlo. Dobbiamo fare la ricerca delle armi nucleari. Non ci sono cazzi che tengano, qua dobbiamo per forza fare le armi nucleari, perché altrimenti rischiamo di diciamo, mandare a puttane tutto il nostro gioco nelle ultime fasi. Giusto per la cronaca, non ve l'ho fatto vedere subito, ho aggiunto una linea di produzione dell'acciaio, questa qua, e ho aggiunto nel mall, intanto questo qua adesso poi lo vedete. Ho aggiunto nel mall principale una produzione in più di oggettistica missilistica, nel senso che ho aggiunto il propellente per razzi, o come cavolo, combustibile per razzi, o come cazzo si chiama, non mi ricordo più, esattamente da queste parti qua. Ho aggiunto, qui, vai, qui da queste parti qui, ma è molto in alto, esattamente di questo punto qua. Ho aggiunto una macchina assemblatrice di livello 3 e ho convertito questa a livello 3 per la produzione dei razzi, perché altrimenti non ci stavamo dietro. E quindi adesso la produzione del nostro silos per produrre il razzo finale è molto aumentata. Adesso il problema è questo: noi dobbiamo assolutissimamente avere le armi nucleari. Le munizioni dell'uranio sono già in ricerca, come ho appena fatto a inizio video, ovviamente. Il problema è questo, che noi dobbiamo implementarle qua nel mall. Non è una roba troppo complicata, però ci si mette un po' a farla. Allora, dunque, ci servono le munizioni normali, le munizioni queste qua e successivamente le altre. Quindi, qui sarebbe... Queste qua sono solo col ferro, queste qui sono quelle di prima con ferro e rame e poi siamo a posto così. Quindi praticamente noi adesso qua facciamo il trio delle meraviglie, mettiamo tre macchine assemblatrici di livello 3, così facciamo prima anche a farle. Qui me ne posso anche battere i coglioni, non so, due e tre, la terza che cazzo di linea va? Ah no, qui le ho sminchiate, vabbè. Tanto penso che sia una delle ultime cose che facciamo qua nel mall, quindi posso anche sbattermi i coglioni della simmetria di minchiate varie. Quindi facciamo così e così. Allora, dunque, prima linea che ci serve è il ferro, che il ferro ce l'ho dove? A destra, perfetto. Quindi il ferro ce l'ho di qua, ce l'abbiamo qua sotto. Quindi facciamolo passare di qua, qua gli mettiamo lo split e colleghiamo tutto. Ok, quindi tu mi fai le munizioni standard, poi tu mi fai quelle avanzate e tu mi devi fare quelle all'uranio, ma non posso ancora farle perché non ho il coso. Poi su questa linea superiore
ci mettiamo, grazie, gioco per aver salvato il momento meno opportuno, ci mettiamo il rame e l'acciaio, quindi ci mettiamo il rame così e l'acciaio che è già diciamo arrivato, ma dobbiamo ancora impostarlo. Quindi allora, allora il rame arriva, l'acciaio pure. Ok, arrivano qui di pari passo. Poi qui serve uno splitter per il rame che passi sotto così. Io nel dubbio lo faccio passare sotto perché non si sa mai. E di qua ci serve uno splitter per, dovrebbe essere giusto così, per l'acciaio in modo che faccia questo giochetto qua. Quindi di qua così. Questo lo mettiamo così, questo lo mettiamo, no, sto per fare la cazzata, questo così, questo così, questo così e questo così, perfetto. Questo va di qua, qua pesca gli oggetti in questo modo, ottimo. Poi diamogli un po' di corrente a tutto, perché sennò non ce la facciamo. Tu fai, sì, buonanotte, fai così, perfetto. Qui per essere tranquilli facciamo questo, questo e... ho sbagliato. Ah sì, qua non posso ancora metterlo perché non ho impostato gli oggetti, perché deve ancora iniziare la produzione. Però noi qua possiamo fare una simpatica, possiamo mettere una simpatica cassa di richiesta che richiede che cosa? L'uranio, perché io ho già visto il crafting, richiede l'uranio 238. Facciamo anche 200, grazie, che non si sa mai. E nel dubbio facciamo la richiesta anche alle casse di scorta. Ok, qui gli serve ovviamente la corrente, gliela possiamo mettere, no, gliela devo mettere qua per forza, e quindi ne mettiamo un'altra qua per estrarre il prodotto finito. Quindi noi adesso andiamo a mettere una cassa rossa qua di fianco con il braccetto, ma penso che quello blu basti. No, fermo, ok. Dovremmo essere a posto così. Ci manca solo il crafting ufficiale. Qui ci mettiamo il braccetto che butta dentro. Questa richiede l'uranio, ok. L'uranio che ce l'abbiamo di qua sulla sinistra, che dobbiamo verificare. Cosa mi stai portando? Qualcosa? Dobbiamo verificare se effettivamente. No, ce l'abbiamo sopra. No, ce l'avevamo sopra, niente. Non era a sinistra, era qua sopra. Dobbiamo verificare quanto uranio abbiamo a disposizione. Ne abbiamo quanto ne vogliamo, effettivamente. Allora, dunque, ci serve la famosissima, a sto punto ci serve la famosissima cassa dell'uranio, quello, questo qua, quello brutto. Quindi noi praticamente cosa facciamo adesso? Prendiamo una cassa rossa. La piazziamo qua di fianco e gli diciamo finché ce n'è. Però mi serve questa qua bianca, installatore multiplo filtrante. Ah, questa qua gli mancano i roboporti qua, mannaggia il cazzo. Ah già, questa qui è l'unica zona di merda in cui ci sono, non ho i roboporti, bene. Quindi ne metterò uno esattamente tipo qua, che copre questa zona qua. Sì, non è bellissimo da vedere, ma va bene lo stesso. Questo qua che tu pescherai esattamente questo. Così ricominciamo un attimo il circoletto dei nostri simpatici amici, cose. Ok, qui siamo tendenzialmente a posto. L'unica cosa che, vabbè, limitiamolo a uno stack solo, che non si sa mai, non vorrei mai esagerare. L'unica cosa è che adesso ci servono molti più droni logistici perché la quantità di oggetti che vengono trasportati all'interno del nostro mall è molto aumentata. Quindi il drone logistico è questo, se non mi ricordo male. Ne buttiamo fuori altri 50 e poi nel frattempo ne buttiamo altri 50 ogni volta che ne abbiamo la possibilità. Una volta fatto questo, cosa possiamo fare d'altro?
Ufficialmente praticamente quasi niente, perché non, a parte che è finito l'episodio, l'unica cosa che possiamo fare, che lo faccio in diretta ovviamente, è impostare la prossima ricerca, ma possiamo farlo anche più avanti, e invece qui è impostare i proiettili all'uranio, che sono quelli più utili in assoluto. E poi di conseguenza toglierci questi 200 proiettili e aggiungere quelli all'uranio, che dove cazzo sono qua. Così ne abbiamo 200 a disposizione, appena ne abbiamo la possibilità, andremo a fare dei raid pesanti a casa loro. Mettiamoci anche il modulo di velocità qua, così nel dubbio siamo più veloci con la produzione. Signori, per adesso altro non si può fare niente, attendiamo che o esploriamo o vediamo cosa possiamo inventarci d'altro. Per il momento spero che non mi attacchino e ci vediamo nella prossima puntata, nella quale scopriremo cosa ci aspetta dal nostro simpatico server, scusate, dal nostro simpatico mondo con questa mega produzione e dal nostro razzo che è al 39% della sua produzione. Per il momento ci salutiamo, speriamo di non andare in guerra troppo presto e ci vediamo nella prossima puntata. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao!